Salve a tutti, io sono Ambra e oggi parleremo di Assassination Classroom. Quest'anime parla di una classe molto speciale, la 3E, che fa parte di un istituto dove gli studenti vengono talmente tanto pressati per essere i più bravi di tutti che se non si rispettano certi standard nei voti o nei comportamenti si viene esiliati appunto nella 3E, una classe che viene addirittura separata dall'edificio principale della scuola e che viene trattata talmente tanto male che neanche fossero dei poracci che vivono per strada. In questa classe però c'è un insegnante speciale chiamato Koro Sensei, che in realtà un polipo gigante giallo che per qualche motivo cambia colore in base alle sue emozioni e che è in grado di muoversi veloce almeno 20 volte di più del suono. In questo caso, però, non è un professore normale a quanto pare, perché in realtà dice che lui distruggerà la Terra da qui a un anno. Infatti, la Luna in questo mondo è già stata distrutta ed è a forma di falce in modo perenne, perché lui dice di essere stato colui che l'ha distrutta e che se entro un anno questi studenti della 3E non fossero stati in grado di ucciderlo, allora lui avrebbe distrutto l'intera Terra. Il governo, siccome è un tantino preoccupato dal fatto che lui possa distruggere la Terra, gli dice: d'accordo, noi ti lasciamo insegnare su questa classe anche se non capiamo bene il motivo, e abbiamo dato quindi a questi studenti delle armi speciali che sono le uniche in grado di fare del male, appunto, a Koro Sensei. I personaggi principali sono Nagisa, che sarebbe un po' il protagonista, il quale viene un po' deriso per il fatto che assomiglia molto a una ragazza ed è considerato il più debole. Il suo migliore amico è poi Karma, colui che invece è considerato il più forte all'interno della classe e è anche infatti il più intelligente, il quale è stato anche il primo a riuscire a ferire Koro Sensei. Un altro dei personaggi principali sarà poi Kayano, migliore amica di Nagisa, per il quale poi prende una cotta, e che si rivelerà in realtà essere sotto copertura all'interno di questa classe, in quanto lei era in realtà la sorella della precedente insegnante della 3E. Scopriremo infatti che Koro Sensei in realtà era un essere umano ed era in realtà anche un assassino, ma un brutto e cattivo scienziato l'ha preso e ha iniziato a fare esperimenti su di lui. E in questo laboratorio ci lavorava anche l'insegnante, appunto, della 3E, che non si sa dove lo trovava il tempo per fare sia l'insegnante che la scienziata di notte, ma va bene. A causa però degli esperimenti che sono andati fuori controllo, questa insegnante è morta ed ha affidato la sua classe, appunto la 3E, a Koro Sensei, ed è quindi questo il motivo per cui lui ha iniziato ad insegnare lì. Scopriremo inoltre che la Luna non è stata distrutta da Koro Sensei, ma da un topo sul quale erano stati fatti degli esperimenti simili a quelli di Koro Sensei. Era poi stato inviato sulla Luna, dove è diventata una specie di bomba, ha fatto un'esplosione atomica e ha distrutto la Luna. Quindi verremo inoltre a sapere che in realtà Koro Sensei non vuole distruggere la Terra, ma che il suo tempo di vita è limitato appunto ad un anno e che il suo corpo esploderà in quel giorno, e che quindi in realtà non è una sua intenzione volontaria quella di distruggere la Terra, e lui desidera essere ucciso durante questo anno così da non distruggere la Terra. Infatti, alla fine scopriremo che l'unico vero punto debole di Koro Sensei è sotto la sua cravatta, cravatta che tra l'altro gli era stata regalata appunto dall'insegnante della vecchia 3E. In questo caso, allora, i nostri amici, dopo un anno di tentativi di uccisione, riusciranno alla fine a uccidere Koro Sensei, il quale in realtà si lascia praticamente uccidere. Ogni singolo studente terrà un tentacolo del suo professore e alla fine Nagisa gli darà il colpo finale, uccidendolo, e ci sarà una scena straziante perché vi affezionerete tantissimo a tutti i personaggi e anche a Koro Sensei durante questa stagione. Quindi, quando morirà, vi dovete preparare dei fazzolettini a fianco perché piangerete come dei bambini piccolini. Quindi si concluderà così la stagione e il nostro Nagisa dichiarerà che la classe 3E si sarà diplomata un giorno prima rispetto al resto della scuola, in quanto l'uccisione di Koro Sensei avverrà di notte. Bene, questo è Assassination Classroom. Io ve lo consiglio tantissimo di guardarlo perché è un anime che vi aiuterà anche a relazionarvi molto bene con le persone, perché vi assicuro che vi farà rivalutare molto certe cose e vi farà provare emozioni molto forti. Quindi io vi consiglio di guardarlo.